Onorevole Roberto Giachetti, alla prima festa dell'Unità di Erice. Onorevole Giachetti, è fiducioso sul cammino delle riforme istituzionali del governo? Fiducioso è una parola grossa, nel senso che se dovessi puntare esclusivamente sulla volontà di Matteo Renzi sarei certo. Come abbiamo visto purtroppo però su ogni riforma, e le riforme trasformano anche le abitudini e le riforme devono essere approvate anche da coloro che non le hanno fatte per 20 anni, gli ostacoli li incontriamo tutti i giorni. Non v'è dubbio che però quel poco che comunque è stato fatto è già un grande risultato, perché aver approvato in ciascuna delle dei due rami del Parlamento, da una parte la riforma elettorale in prima lettura e dall'altra la riforma costituzionale, rispetto a quello che non accade da 20 anni in questo paese, è già una rivoluzione. E pensa comunque che le spaccature che si sono registrate per la riforma del Senato si possano verificare in altre questioni delicate, penso alla riforma del lavoro? Sì, diciamo, il rischio c'è, sono spaccature all'interno di una maggioranza, non dimentichiamoci mai che questa non è una maggioranza che ha vinto le elezioni, questa è una maggioranza di necessità che si è formata dopo che nessuno ha vinto le elezioni e stavamo in una situazione di totale sbando. Quindi la maggioranza già di per sé è una maggioranza spuria, e anche dentro il Partito Democratico ci sono sicuramente retaggi un po' antichi, ripeto, magari di tante persone che hanno avuto la possibilità di fare delle cose, non sono riusciti a farle, che adesso resistono, però se devo vedere poi alla energia e alla positività dell'azione di Renzi sono un po' più fiducioso, ecco, perché sicuramente è un valore aggiunto. Un'ultima domanda: nei giorni scorsi Bersani e D'Alema non sono stati teneri con il governo, quando finisce il congresso del PD? Ma secondo me, appunto, più del congresso del PD, ho visto che per non lasciarli soli si sono uniti anche Letta, Bindi, quindi diciamo un po' tutta la minoranza sta ritornando ad attaccare Renzi. Io vorrei dire una sola cosa, diciamo, sono tutte persone che sono in politica da chi 10, chi 15, chi 20 anni, che ha avuto la possibilità reale e anche le maggioranze reali per cambiare questo paese, e penso che ciascuno di coloro che ci sta ascoltando e vedendo si può rendere conto di quello che è stato fatto o di quello che non è stato fatto. Adesso si tenta di scaricare tutto su una persona che da 6 mesi, intanto però poche, forse grandi, per me sì, cose le ha fatte, a cominciare dagli 80 euro, le riforme di cui ho parlato, la riforma del lavoro che, come lei ricordava, è già all'ordine del giorno del Parlamento. Sembra una rivoluzione rispetto al nulla sostanzialmente che anche coloro che oggi attaccano Renzi hanno contribuito a realizzare. Quindi io penso che è molto utile lasciarli parlare, chi deve fare i fatti e adesso sta al governo deve fare i fatti.